Un kit all'avanguardia aggiunto alle strumentazioni del reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. Sembrerebbero dei banali giocattoli, che però si rivelano fondamentali per lo sviluppo cognitivo dei bambini, ma anche per diagnosticare, quanto più precocemente possibile, forme di autismo. Avere adesso l'ultimo aggiornamento delle Griffith 3 ci porta ad un livello di avanguardia che potrà far sì che la diagnosi di autismo sia più precocemente diagnosticata e quindi naturalmente più precocemente diagnosticata, più precocemente si possono attivare tutti quei sistemi riabilitativi che possono poi portare nel futuro ad una riduzione di quella che è la sintomatologia. Naturalmente questi strumenti non sono solo per il progetto regionale nella ricerca dell'autismo precoce, ma anche per il nostro follow-up dei neonati prematuri, dei neonati a termine con problematiche cerebrali importanti, perché noi qui in reparto abbiamo proprio una sezione dedicata al follow-up, per cui seguiamo i nostri pazienti con problemi fino ai 2 anni di vita. L'autismo è infatti ancora oggi una patologia misteriosa di cui non si conoscono le cause. Non è possibile individuarla tramite diagnosi prenatale e può manifestarsi come una doccia fredda anche dopo molti anni di vita. Il kit, dal valore di circa 2.400 euro, è stato donato dal Rotary Club ed è prezioso anche per bambini nati prematuri o con difficoltà cognitive. Il Rotary ha diverse aree nelle quali è impegnato, una di queste è quella materno-infantile e quindi ci piaceva, insieme ai nostri ragazzi dell'Interact, che è la fascia di età dei ragazzi da 13 a 18 anni, di donare delle strumentazioni al reparto di neonatologia che potessero essere molto utili, visto e considerato che la terapia intensiva neonatale sta impegnata già nel progetto NIDA, che serve per la diagnosi precoce di disturbi e di problemi legati all'autismo. Ma questa strumentazione sono gesti che servono agli specialisti per capire il grado di maturazione e se diciamo, gli atteggiamenti, i comportamenti del bambino corrispondono a quelli tipici della sua età. Perché se non c'è corrispondenza, allora va fatta un'indagine ancora più approfondita.